Per un lungo tempo le formazioni garibaldine si sono avvalse solo ed esclusivamente delle armi che erano state recuperate all'8 settembre. Soltanto che poi venivano a mancare le munizioni. Noi non avevamo la possibilità di avere rifornimenti di munizioni. Io ricordo che quando avveniva uno scontro, la raccomandazione dei comandanti era sempre quella: sparate poco, sparate a colpo sicuro. Ci contavano i colpi, perché hai sparato che non era il caso di sparare? Nei mesi successivi, poi le prime armi, tipo il Mauser, il K98, provenivano dai San Marco che abbandonavano le loro formazioni e venivano da noi. E naturalmente c'erano sempre dei contatti preventivi e la raccomandazione era sempre quella: mi raccomando, portatevi l'arma e portate più colpi che potete. Poi dovevamo fare anche dei colpi di mano, dovevamo necessariamente cercare di sorprendere pattuglie, sorprendere anche singoli appartenenti alle formazioni nemiche per poterli prendere l'arma. E noi, io ho visto di tutto. Ho visto anche dei fucili da caccia ad avancarica e non c'era una grande disponibilità. Ma io ricordo la prima volta che ho visto un mitragliatore Bren. Eravamo stati in missione a Cortemiglia presso il comando della Brigata Savona. E ci avevano regalato un mitragliatore Bren con una cassetta di munizioni, di caricatori. Era una cosa per noi straordinaria, eccezionale. Poi, io ricordo il primo lancio. E questo episodio lo racconto volentieri perché è stata una mia iniziativa, non era un lancio destinato a noi, era un lancio rubato. E in quell'epoca, tutte le notti, quando si sentiva un rumore di aeroplano, nelle nostre zone era un proliferare di falò, di tentativi fatti da tutte le formazioni per cercare di confondere, di sviare, di ottenere dei lanci aerei. Lo facevano anche i nostri avversari, i nostri nemici. Accendevano dei fuochi nella sfera e qualche volta ci sono riusciti. L'episodio che io racconto è avvenuto il 15, dunque, il 14 di aprile, perché il 7 di aprile del 45 avevamo fatto esplodere una casamatta di esplosivi, di munizioni presso un forte di Giovo Ligure. Circa un 30 tonnellate di esplosivo depositato in quella casamatta lo avevamo fatto saltare. Un'esplosione come quella io non l'avevo mai. Avevamo messo delle micce piuttosto lunghe e pensavamo di aver sbagliato tutto. Poi improvvisamente un bagliore nella notte accecante. E dopo un attimo un tuono infernale. Ne è bello, non lo dimenticherò. Ebbene, una settimana dopo, io ricordo che mi trovavo nella baracca
con un altro ragazzo di Savona. Tutti gli altri erano andati a compiere una missione notturna. Improvvisamente sentiamo un volo di aerei che continuavano a circuitare sulla nostra zona. Ma noi non aspettavamo il lancio, perché il lancio doveva essere preceduto da una segnalazione via radio. Io ricordo che il segnale che stavamo aspettando, la parola d'ordine, non so, era: la lepre è bianca. Quando a Radio Londra noi sentivamo quel messaggio, voleva dire che nella nottata successiva avrebbero effettuato un lancio per noi. Invece non lo avevamo sentito, ma gli aerei continuavano a circuitare sulla nostra zona. Allora mi sono assunto la responsabilità di accendere i fuochi che erano già stati predisposti per in attesa del nostro lancio. Ho acceso, gli aerei prima si sono allontanati, poi hanno fatto un volo radente, ma io non ho visto nessun paracadute scendere. Sono tornato a letto, sono tornato in baracca e mi sono coricato nel mio giaciglio. E al mattino alle 6 entra un primo partigiano tornando dall'azione, che in savonese gridava: "Ughepin de paracadute, ughepin de paracadute", cioè pieno di paracaduti. E infatti proprio nella zona in fregio a quei fuochi che io avevo acceso c'era un'infilata di paracaduti che mi hanno aperto il cuore, Avevo paura di ricevere un grave rimbrotto, perché avevo preso un'iniziativa che non mi competeva, però io ho visto quegli aeroplani e ho acceso. Ed è andata bene, anche se il lancio non era il nostro. Tanto è vero che in quel lancio c'erano 6 biciclette militari, di quelle che si dividono in due, di quelle che cosa ne facevamo noi a Montenotte di biciclette. C'erano delle munizioni per il mitragliatore Thompson che noi non avevamo, non sapevamo nemmeno cosa fosse